Allora, penso che sono 17 e 16. Un minuto in più fa sì che scatti immediatamente la diretta. Tac. L'esercizio della volta scorsa. Tra l'altro, vi è sembrato più facile o più difficile rispetto al vino rosso? Fabiana o Lella con la forzata? Uguale, perché ognuno ha la sua difficoltà. Perfetto, perché tra l'altro le due difficoltà sono... scusa Sam, non ho sentito. O Lella con la mano alzata? Lella! Unisciti voi, io non posso vedere in questo momento le manine, quindi grazie da Sam che è sempre presente attivo. Chi ha le domande subito sulla manina? Però stavamo facendo un attimo un giro di voci. Per appunto capire se vi è stato più semplice catturare questo vino disgraziatissimo, lo dico subito, bianco. Avete avuto più difficoltà, ad esempio, con la messa a fuoco? Io dicevo più difficile anche perché bianco su bianco, il vino bianco, cioè difficile da rendere, cioè avessi avuto un altro colore, fosse stato possibile fare un contrasto, eccetera, però c'è stato un momento di smarrimento perché comunque bianco su bianco, tutto bianco, panico. Sì, un pochettino sì. Lela ha fatto con l'acqua e limone, mi sembra. Anche io perché non avevo il vino bianco a casa, poi dopo l'ho comprato, però due mi sembra che sono veramente solo di limone. Sì, non c'è problema. Tra l'altro, l'importante era il liquido chiaro. Ovviamente il vino, per una sua consistenza, vi dà la possibilità di vedere, poi lo vediamo subito, degli effetti intriganti, però in generale il vino bianco, vediamo già qua ad esempio l'Ella Inge, già subito, è un altro tipo di rappresentazione. Vediamo subito all'inizio. Un po' la situazione in generale, com'è andata? Allora, andiamo subito. Se poi ci sono delle domande, Adriana, come ti ho scritto sul gruppo di WhatsApp, sono riuscita a inserirle poco prima del corso di Grazie, segno. scusami ancora, ma No, non avevo calcolato bene, perdonami. però no problem, no problem, perché comunque è un attimo inserirle e poi soprattutto, allora, furor di popolo, senza, mi raccomando, siamo anche sotto festività. Infierire su Adriana perché ha fatto comunque dei buoni lavori di composizione. Io, tra l'altro, alcune cose ormai le lascio un po' da parte perché benissimo questa inquadratura, Adriana, fantastica. Magari stai attenta a questa parte più scura che rischia Sì, non spazio. era facile creare il bianco. Infatti c'era anche un'altra foto che mi sarebbe piaciuto mandare, ma non c'era il bianco. Cioè, è il set che richiedeva un po' di attenzione. Mi sono persa un po'. L'importante è esserne consapevoli, quindi Adriana va benissimo, molto brava sulla luce, perché come vedete abbiamo un bicchiere di Adriana, soprattutto quello, questo qua sulla destra, perfettamente a fuoco, perfettamente nitido. Il vino bianco lo vediamo bene, abbiamo anche dei riflessi, punto di vista divertente. Il bianco, il bilanciamento del bianco, secondo voi è riuscita a trovare un bianco naturale, Adriana? Non ti Beh, tappare. doveva essere, cioè, ha un po' di azzurro, mi parrebbe, Sì. però non avevo, cioè, quello era il massimo che riuscivo a fare col telefono, Ok, perché allora. altrimenti diventava o troppo più blu o troppo più sfocato. Ecco, a proposito di sfocato, quando abbiamo questo piccolo problema di sfuoco, perché in realtà il sensore sta facendo un po' fatica, tu hai il metodo bilanciamento del bianco in automatico, Adriana? Sì, ce l'ho in automatico. Sì, sì, posso non toccarlo, lasciarlo in automatico. La prossima volta per divertirti, quando ti ricapiterà, prova con quello automatico, perché a quel punto... Non dipende da te, insomma, se il tuo cellulare fa fatica. O almeno credo, perché cioè, chiaramente per gestire devo andare sul Pro. E sul Pro c'è la possibilità di gestire tutto, però non so se posso farlo automatico, proverò.
giusto perché tu comunque hai capito, questo sono tipi di scatti che comunque ti aiutano per vedere, no? La differente luce. Poi in realtà tutti siete riusciti ad arrivare a un bianco, solo tu Adriana sei rimasta un attimo così, ma semplicemente magari perché era un orario. Perché non c'era neanche tantissimo, cioè la luce non era così diretta, perché era luce naturale, però non era così diretta, cioè era una situazione in casa che non aveva abbastanza luce probabilmente. Perfetto, però tu sei conscia, tra l'altro ce lo testimoni, infatti io ho detto ma un attimo, questo è un problema che non è determinato dal fotografo, perché tutti noi possiamo, ti giuro Adriana, aver immaginato che ti sei trovata in una situazione di luce diffusa, quindi quella naturale bassa, e però comunque brava ad aver centrato la messa a fuoco, bella, 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 bella questa, tutta bella nitida, netta, piccoli punti luce favolosi, il riflesso eccezionale. Per la sovraesposizione, poi ne parliamo anche con Nadia, perché Nadia 1, la mascottina del gruppo, sta lavorando a casa, però vi saluta tutti. Nadia, facciamo così, niente Nadia bis, Nadia, anche lei ha giocato con le sovraesposizioni. Attenzione, subito lo dico Adriana, interessante, perché comunque è una tua opera ed è piacevole. Decidi se lasciare dietro lo sfondo oppure renderla così netta l'immagine. Aspettate che va via la barra cattiva. Sì, infatti. Infatti avevo fatto la prima, poi mi sono resa conto che era bruttina quella parte, per cui, però sono venute due in modo diverso, perché ho cambiato un pochino la posizione di scatto ed è venuta senza quella parte lì. Comunque il problema era sempre il set, che cioè la posizione, bisognava farlo meglio. È fatto un set eccezionale, io ho lasciato anche le migliori foto che avete fatto la volta scorsa. Può capitare di lavorare un po' in maniera differente rispetto alle solite volte, l'importante è che tanto il tuo stile viene fuori, no? Tu hai sempre il piacere di sperimentare e qui c'è sperimentazione, la messa a fuoco la calibri spesso e volentieri in maniera abbastanza talentuosa, naturale, quindi è chiaro, se vedo queste cose ma lì Adriana ha avuto un intoppo con la luce, non vi preoccupate, sono quei, cioè se tu sei Adriana, questa Adriana, e sei questa Adriana, io so che tu sei questa Adriana, non vi preoccupate. Cioè ci sono a volte situazioni differenti, magari in altre esperienze mi è capitato di incontrare persone che non si accorgevano degli sfuochi. Voi basta che dite, guarda, ho avuto la possibilità di lavorare con una luce X, basta, non vi preoccupate, l'importante è arrivare a questo obiettivo. Adriana, molto, ma molto bene, tanto interessante, il vino c'è, lo vediamo tutti. Per la sovraesposizione, attenzione a non perdere il soggetto, tutto qui, ma è solo una questione di gusto, perché in questo caso tu hai il riflesso del bicchiere, un accenno di bicchiere, che noi sappiamo che è un bicchiere, poteva essere anche un bicchiere, una tazza, mia, trasparente. Attenzione a lasciare Adriana, dopo ne parliamo alla fine nell'angolo post-produzione, ti faccio vedere degli esempi di alcune tue compagne che si sono fermate un passo prima rispetto al bianco bianco sparato. Anche Nadia si è fermata un attimo prima questa volta, lei persino è andata sulla sottoesposizione. È piacevole all'occhio, sembra quasi un acquarello, bellissima. Mi piaceva l'idea che fosse più visibile, quasi più netta l'ombra che non il soggetto, cioè mi piaceva questo aspetto della cosa. Allora, prossima volta un piccolo consiglio. Prova, vedi qui ad esempio c'è quest'ombra stupenda che si vede netta. Prova a lasciare più spazio sulla destra all'ombra del bicchiere. Ah, ok. Come qui ad esempio, ecco, anche qui lasciagli più spazio, va benissimo il bicchiere in campo che poi svanisce in pratica. Questa ombra la maggiori solo con un po' più di aria, quindi più spazio, aria in gergo tecnico significa più spazio, sulla destra, okay. E te la porti a casa Adriana, comunque bene per l'attitudine da piratessa, ci piacciono queste cose. Grazie. Poi tra l'altro faccio la lista di chi dopo Pasqua dovrà fare l'interrogazione alla lavagna spiegando i propri trucchetti. Inge, Mariella e Claudia ci sono già cascate, finiranno nella ragnatela tanti altri di voi, quindi preparatevi all'idea. Adriana sei tra quelli, quindi calmi, però ci arriveremo. Adriano,
Pronto, Adriano? Sì. Allora, Adriano, io ti devo fare i complimenti per una cosa. Innanzitutto, la volta scorsa sei riuscito a illuminare bene questo soggetto, quindi tu l'avevi già in pratica avvicinato a questo tipo di problemi del vino bianco. Va benissimo così. Sì. Bravissimo per questa prospettiva. Subito. Ci si era dato la volta scorsa l'indicazione di guardare anche un po' i compagni, cosa avevano fatto. Tacate, paf! Bella la prospettiva. Io, poi dimmi. Ho ascoltato il tuo consiglio di mettere lo sfondo nero. Lo sfondo nero e poi ho messo il bicchiere col vino bianco. Sì. Viene molto bene. Però attenzione, Adriano, adesso sto un attimo parlando di questa prospettiva che hai fatto veramente bella. Mi ricordo tra l'altro di alcuni scatti dei tuoi compagni, come ad esempio Adriana, lei giustamente vuole sperimentare, ok? Però anche lei ha fatto una bellissima prospettiva dall'alto. Anche tu, guarda, bellissima questa foto, Adriano, semplice, netta, bellissimo il cerchio del bicchiere che comincia a diventare quasi lisse, ma in realtà rimane ancora bello netto come cerchio. Quindi bravissimo. Per questo aspetto, prova a copiare questo tipo di studio che ha fatto Antonella, una delle tante tue compagne che ha fatto veramente delle belle cose. Allora, Antonella, tra l'altro questo è uno degli scatti, Antonella, che avevo lasciato da parte, però è utilissimo poi per qualsiasi compagno, giusto per verificare alcune cose. Allora, tu Adriano perdi un po' di vantaggio. Se metti dello scuro, in questo caso, vedi che il vino bianco sparisce, lo vediamo tutti, no? Ecco perché avevo detto attenzione col vino bianco, sfondo chiaro. Come ti è successo qua? Quindi la prossima volta se ti vuoi divertire, via il panno nero, va bene per il rosso, però attenzione, come va fatto, ad esempio vado solo a prendere quello di Adriana, il nero dietro al bicchiere, ma fai sì che il bicchiere non sia totalmente coperto. Vedi, se no noi perdiamo, vediamo questo bellissimo viola, però non vediamo più il vino, che era un po' l'obiettivo. Quindi prova a divertirti un giorno a fotografarlo senza questo panno nero, col vino bianco, che ha bisogno di molta luce. Molti tuoi compagni, come hai sentito prima all'inizio, accidenti, bisognava illuminarlo tantissimo perché è un po' fetente di vino bianco, ammetto. E mi raccomando, sfondo bianco. Puoi arrivare poi a divertirti come ha fatto Antonella con le ombre dietro. Guarda che bello questo tipo di composizione. Sbizzarrisciti. Se il piano è totalmente bianco, ok. Se è come quello a righe con le ombre di Antonella, benissimo. Se è come questa tua tovaglia, meglio. Va benissimo. L'importante è che il nostro amico vino si veda, come ha fatto Antonella, mi raccomando. Uno dei tanti esempi. Però bravo per la prospettiva. Molto, ma molto okay, bene. Okay. Una domanda, che il white balance, il bianco balance, ma io dove lo trovo? Sempre dove c'è tutte quelle voci sotto la fotografia? Allora, dipende dal modello, ma solitamente, come ha sentito anche Adriana, quando si lavora sul nostro cellulare in modalità pro, viene proprio fuori una parolina, sì. Adesso non so dove... Pro. Ecco. All'inizio sulla sinistra, viene fuori pro... Giusto. Bravissimo. Confermo. Adesso anch'io lo faccio. Allora, viene fuori, vabbè, qui adesso, dopo lo facciamo vedere magari sul piano, però tutti i cellulari, come ti ha confermato anche Inge, hanno il Pro, e lì trovi il WB, White Balance, o bilanciamento del bianco, detto in italiano, e lì per forza ti deve venire fuori una sottospecie o di possibilità di decisione, ad esempio incandescente. Ah, tra l'altro, dove a volte c'è l'icona K, che sono i gradi Kelvin, K sta per gradi Kelvin, lì puoi trovare la solita famosa barriera, quella barra dove tu puoi con il dito andare a divertirti, no? A trovare la gradazione giusta. E attenzione... Ma è meglio mettere... Incandescente o fosforescente? Allora, incandescente in realtà, vediamo un pochino, vediamo se ce l'ho io, luce diurna, nuvoloso. Allora, quando tu sei in esterno, la luce, torniamo un attimo su questo discorso che può essere utile a chiunque, tra l'altro buone cose, ho visto Nadia Vinci, tra l'altro l'operetta del giorno con tante composizioni che poi vedremo. Allora, facciamo finta di essere all'esterno. La luce è fredda, solitamente, è detto così,
Adriano a livello tecnico, per far sì che non ci sia una luce troppo azzurrata, allora si va a scegliere questi effetti che si chiamano, a volte si possono chiamare fluorescenza, incandescente, in realtà diventa... Allora, quando tu vedi una lampadina è questo, ed è un filtro blu. Però attenzione, tu mi dici, ma come? È nella sezione delle temperature calde? Sì, perché in realtà questa incandescenza si utilizza quando si è al chiuso, e quindi la luce azzurra può esserci anche in casa in alcuni orari. Se io utilizzo ad esempio incandescenza, vado a utilizzare un filtro blu, che però fa sì che il giallo o... Aspetta, facciamola più semplice. Alle 8 di mattina, come ha fatto... Vediamo un po' Mariella, vediamo un pochino, vado un attimo a prendere Mariella. Tanti tuoi compagni che hanno fatto i vari scatti in vari orari. Ecco, questa è la mattina, presto presto, 8:30 Mariella, vinci già un premio per questo. Guarda Adriano cosa è successo a Mariella, aveva questo tipo di luce in casa. Attenzione, lei ci ha detto, attenzione, non cascateci, io ho utilizzato sia una luce artificiale, probabilmente un lampadario, una torcia, vedo qui Mariella, una torcina, un lampadario, sbaglio? Sì, sì, giusto, un lampadario più una torcetta. Poi lei in casa ha, giustamente, perché era veramente presto presto la mattina, un'aria, diciamo, che fa sì che la luce diventi azzurra. Adriano, per tirare su un po' il colore, come giustamente avrà fatto anche, tra l'altro anche qui poi leggete benissimo quello che ha detto Mariella, anche in post-produzione o anche lì sul momento, se riuscite con i filtri a tirare un po' su questo azzurro e farlo diventare più rosso, ad esempio io qua ho fluorescente, che è un'opzione che ti dà un filtro rosso. Cioè, sopra questa immagine, facciamo finta che l'immagine sia tutta di questo colore, o anche come è successo purtroppo, ma... o anche qui, ad esempio, Gerard, bellissimo, tra l'altro poi ne parliamo di questa foto, vedi, Adriana, facciamo finta che ci sia della luce così in casa, l'unica cosa che può fare Mariella e chiunque è scegliere un filtro o attraverso il proprio ISO o attraverso la propria macchina, il proprio cellulare, che scaldi un po' l'immagine. Ecco che lei riesce a darci un tocchino di classe, di azzurro, che rimane lì, però il nostro vino comunque è caldo, è un verde che sta lì lì per diventare fresco. Guardate, tra l'altro, questo lavoro dei tre vini in orari differenti di Mariella, poi ne parliamo meglio. Però vedi, Adriano, sono filtri. Quello che tu leggi, incandescente, fluorescente, luminosità, luce diurna, sono tutte, tra l'altro, formule che ogni cellulare ha di per sé. Tu clicca. Quando c'è un filtro azzurro, lo utilizzi con la luce calda. Può essere anche in casa. Metti che sei fuori all'aperto e c'è troppa, troppa luce, vuoi fotografare un bel coniglietto nel prato, allora utilizza un filtro. Se c'è luce troppo gialla, soprattutto quella estiva, utilizza un filtro nuvoloso, ti rende poi questo bianco. E il bianco puro poi crea delle immagini molto piacevoli, molto naturali. Ad esempio abbiamo qui Virgilio, adesso per fare un attimo un salto gigante, Virgilio è stato quello che sia con il rosso che con il bianco è riuscito a mantenere un buon bilanciamento del bianco. Questo magari grazie anche all'ISO e al diaframma che ha scelto, e va benissimo così. Qui tra l'altro il suo bilanciamento del bianco ci regalò tanti bei riflessi divertenti. Qui si perde un pochino perché non abbiamo più lo sfondo scuro. Ecco perché, Adriano, sì, lo scuro, ma solo quando è dietro il soggetto. Se è completamente invaso dallo scuro perdiamo il bianco del vino. Questo è un tipo di bianco comunque naturale. Non sarà magari quello bianchissimo delle esterne, che poi vedremo in molti di voi, va bene, però in casa questo è un ottimo bianco, è piacevole, è naturale, magari leggermente poco vivace, ma chi se ne importa, dipende anche, ad esempio qui Virgilio ha puntato su un bilanciamento del bianco più azzurro, ma perché erano quelle le condizioni di luce. Voi fate finta di essere in questo momento in un preciso orario, alle ore 12, se alle ore 12 scattate così con questo azzurrino, c'è qualcosa che non va. Idem per questo che è un po' più caldo. Ok?
dobbiamo arrivare a un bianco naturale. Però vedete che anche la luce ha la sua importanza, quindi se io fotografo a un certo orario la luce potrebbe essere questa, idem in un altro orario. Per arrivare ad avere noi, quando vogliamo, un bilanciamento del bianco, il trucchetto del cameraman che utilizza il foglio bianco davanti al soggetto, poi col white balance, col bilanciamento del cellulare, ecco qua che ci troviamo un bel bianco naturale. Ad esempio Virgilio, visto che ti ho visto prima, tra i primi in aula, qui hai utilizzato qualche trucchetto, ci sono torce? No, ci sono lampadari? No. È la luce naturale. È la luce diffusa che... Era un quarto a luna, mi sembra, più o meno. Però, in effetti, è un bianco piacevole. Anche nell'altro esercizio, tu Virgilio sei stato probabilmente insieme a Mariella colui che, scusate, è riuscito a graduare bene il bilanciamento del bianco in entrambi i casi. E qui vedete che comunque vediamo il vino rosso, qui quello bello fresco bianco. È normale, Adriano, per tornare un attimo da Adriano, che ci siano dei passaggi, per cui ti devi divertire tu, Adriano, perché attenzione, poi cosa vedremo in Gerard? Possiamo anche lasciare completamente azzurro o completamente caldissimo il white balance. Diciamo che noi come esercizio puntiamo a questi ottimi, hai sentito Virgilio, non ci sono trucchi, non ci sono inganni, questa è luce naturale, lui è stato bravo a catturarla. Poi se a livello artistico vogliamo esagerare, va benissimo. Poi torniamo sull'esagerazione. Per tornare un attimo a Virgilio. Virgilio, visto che hai questa capacità con la luce, prova a divertirti adesso tu a usare un po' di più a livello artistico con le inquadrature. Visto che sei stato molto bravo a ricordarci che la fotografia può essere anche descrittiva, dove non arrivano alcuni sguardi immediati degli spettatori, o con lo zoom, o col macro, o con il dettaglio, presentiamo altri punti di vista del soggetto. Questa è una cosa che ti dico giusto per le possibili studi, perché tecnicamente ci sei. Adesso divertiti anche a fare scarabocchi fotografici. Prova, visto che hai già la prospettiva dalla tua, la luce la sai leggere bene, divertiti nelle prossime avventure a cercare qualcosa che ti faccia divertire, che ti dia la possibilità di far vedere al tuo spettatore, questo lo dico a tutti, qualcosa che voi invitate a guardare. Cioè siete voi il conduttore, il mediatore tra la vostra immagine e l'attenzione dello spettatore. Portatelo ad immaginare cose che non avrebbe mai visto a primo impatto. Ok, quindi bellissimo questo gioco, tra l'altro, di riflessi, Virgilio, che vanno a cogliere il punto, il basamento qua, la base. Sì, se tu non avessi fotografato da qua, te lo saresti perso, no? Lo vediamo subito. Certo. Quindi, divertiti a provarne qualcuna di differente, un po' più estrosa. Perché tecnicamente... Io veramente l'ho fatta, non l'ho mandata, ma veramente l'ho fatta, un po' particolari anche. Urca, ma di questo esercizio? Sì, l'ho fatto da sopra, insomma, da diverse angolazioni, con sovraesposizione, insomma, sì. Urca, e a me sono arrivati solo questi tre. Attenzione no, che... ti ho mandato su questi tre, sì, vabbè. Sì, no, va benissimo. Anche sovra, ad esempio, questa è una leggera sovraesposizione. Cioè, se sono questi tre, ok, se no, però comunque poi vedrai le tue compagnucce come si sono buttate nell'oceano. Prova a divertirti anche tu, Virgilio, sei lì, la tecnica va bene, adesso divertiti. Purtroppo ho ricevuto solo questi tre, adesso vado a cercare, tra l'altro, perché nell'ammasso di scatti a volte si perdono alcuni, come al solito. No, ma ti ho mandato solo questi tre comunque. Ok, allora rimaniamo così. D'ora in poi, Virgilio, devi diventare un po' più Inge, un po' più Adriana e più Nadia 2, anche più Antonella, sono anche più Mariella, che poi adesso faccio l'elenco di tutti. Mandane di più, chi troppo e chi poco. Aiuto. Va bene. Fermi, va però... bene. A proposito di creatività, entriamo nel mondo di Nadia. Scusami, posso, Fabiana?
Sì. Siccome sono in attesa, c'è qui un architetto che gira nel palazzo e potrei essere chiamata da un momento all'altro. Sì. E quindi no, ero curiosa di sentire ovviamente la descrizione da parte tua delle mie foto, ecco. Antonella, ci siamo? Magari poi non mi chiamano, sto fino alla fine, però non lo so. Però facciamo così, allora Antonella, vediamo un po', visto che l'altra volta, tra l'altro, per varie situazioni non l'avevi inviato. Sì. Comunque arriviamo sulle tue, che comunque sono un pretesto utile rispetto ad esempio, guardo un attimo un passino indietro, Antonio che aveva fatto questa immagine, di cui poi ne parliamo. Quindi Adriano, ci siamo, andiamo un attimo, anticipiamo su Antonella. E allora, Antonella, ottima foto, questa, attenzione. Ci sono tutti i vari riflessi, ci sono tutte le varie luci, le luci di riflesso che arrivano dal banco, questa è una luce di riflesso eccezionale, tra l'altro in esterna, a mio parere sono più interessanti rispetto a quello che avevi fatto la volta scorsa. Sì, la volta scorsa avevo proprio fatto una cosa molto veloce, quindi sì, questa volta mi sono dedicata un po' di più. Sì. Oh, ma va benissimo, perché comunque, attenzione, può essere anche il vino, attenzione, nel senso che quello rosso ha messo in trappola, ad esempio, Lia, che oggi purtroppo non ci può essere, però aveva realizzato un vino nero, in pratica. Ma perché sai cos'è? Non è vino, è mirto. È una bottiglietta di mirto. Avevo quello a disposizione, quindi magari è un colore anche più scuro di suo. Ah, aspetta un attimo, questa cosa è interessante perché vi volevo far vedere questi due vini, cioè questi due chiari. Questo, messo in post-produzione con una semplice forma bianca dietro, vedete che è più compatto come elemento rispetto al vino libera uscita in esterna? Tu mi dici che il mirto che è un po' più... No, il mirto è questo nella bottiglietta, Ah, ok. Quello nero, no, quello bianco è vino tutto sempre, sì. Il mirto, l'ultima volta che l'ho bevuto era nel 1990 qualcosa, quindi... Abbiate pazienza. Vai in Sardegna. Okay. Okay. No, ma c'è il mirto nero e il mirto bianco, in effetti. Il mirto rosso e bianco, però no. Questo è tutti i bicchieri, nel bicchiere sono tutti bianchi, solo la bottiglietta che contiene il mirto. Ma questo era interessante, sapete perché? Sono tutti i vini questi dei bicchieri. Ok, questi sono vini. Per tornare un attimo a Lella, come dice giustamente Inghe, anche lei ha utilizzato, dopo ce lo dirà meglio, una sostanza chiara, non il vino, o così come anche Lella, vado un attimo, eccolo qua, vedete poi l'elemento che abbiamo in questione, ok, qui c'è un po' di post produzione, però l'elemento in questione poi ci fa virare su o forme compatte o sfumate, adesso torno un attimo alla base, eccoci qua. Allora, a mio parere Antonella si è riuscita a lavorare meglio in controluce, poi vedremo il controluce, ottimo questo passaggio, anche se può sembrare strano, questo è il bianco migliore, attenzione, in interno. Sì. È chiaro che poi tu riesci a donarci questo scatto che ha una luce meravigliosa. Il retro va benissimo così sfocato, anche se c'è una sedia, va benissimo. Autonomamente, senza nessuno sfondo, è piacevole comunque questo bicchiere, vedi quanti riflessi, guardiamo un po' bene questo tipo di forma che ci racconta tante cose, può lavorare anche da solo come soggetto, lo possiamo mettere anche in post-produzione con un pannello dietro e regge benissimo. Poi è chiaro che dovremmo raccontarla come mai si vedono i bianchi così, però questo è un ottimo, tra l'altro c'è anche questo piccolo bagliore che viene fuori che è classe, non importa se vi viene, intanto voi avete fatto quella foto con quell'ISO in quel momento, quindi anche merito del fotografo se si arriva poi a questo tipo di virtuosismo naturale colto. Per il bianco all'interno, questo secondo me, ripeto, è la migliore. Qui siamo nelle fasi di passaggio, benissimo. E tra l'altro, per alzata di mano, preferite questo vino illuminato così, quindi in esterna, o un vino realizzato in interno come soggetto fotografico? Per alzata di mano. In esterna. A me tutte e due, io che sono l'autrice, a me tutte e due. Non fare la mamma della situazione. Allora, vediamo un attimino
a proposito di Antonella, torniamo un attimo a un discorso che... Ecco, dov'è? Eccolo qua. Allora, se vi è piaciuto quello in esterna, che è piaciuto anche a me di più, ammetto, perché è più vivace, più cattivante. È vero, è vero. Andiamo a discutere di questo controluce e paragoniamolo ad esempio a quello di Gerard, anticipando un po' i tempi su Gerard. Caspita, anche questo è un bel lavoretto, mica pizze e fichi. Tra l'altro brava a non aver puntato direttamente il sole verso il tuo obiettivo. Perché uno, fa sì che il tuo sensore stia tranquillo. Due, non ti vai a perdere le forme. Vedete subito che basta un raggio di luce. È vero. Che vi mangia le forme. Quello che è successo a Gerard. Però attenzione, un conto se lo volete. Un conto che lo notiate. Un conto che sia venuto da sé. Gerard, qui tu probabilmente avevi il sole qua dietro, no? Che comunque arriva dall'alto. Io ce l'avevo di fronte. Sì. Perfetto, attenzione. È una scelta poetica. Vedete che la tecnica poi vi porta, questo è bellissimo Gerardo come concetto, e lui ha provato, il vino va un po' a sciamare, qui rimane giallo, ecco la differenza tra l'altro, la luce diretta, Gerardo ti spara tantissimo su questo soggetto candido, trasparente, anzi più che candido, trasparente, e quindi questo giallo è meglio sfruttarlo come ha fatto Antonella, no luce diretta, perché vi lascia un po' quelle sfumature calde, poi se lo fate in un orario, tu Antonella ti ricordi quando è scattato questa immagine? Guarda, pomeriggio verso le 5 saranno state. Ok, tu Gerard a che ora è scattato? Verso le, anch'io verso quell'ora lì, era il tramonto. Prima di tutto bravi, perché comunque è un orario dove la luce è di taglio, quindi bravissimi. L'unica cosa, allora chiuderò un po', ad esempio Gerard, per te il diaframma se vuoi arrivare a questo obiettivo, ma se no, ad esempio il vino rosso, ecco qua, avresti ottenuto maggiormente luce calda qua sotto, perché poi anche dal punto di vista del vino lo perdiamo, ma chi se ne importa. Comunque gli effetti vibranti del vino ci sono, quindi... Sono due forme differenti di controluce, qui c'è un sole ancora non addentro al soggetto, qui invece c'entra pienamente, vedete poi cosa succede, ok? Tra l'altro, fateci caso, quello che ha fatto Gerard è una sovraesposizione, però manuale. Non c'è l'app, non c'è Photoshop che l'ha aiutato. Attenzione, perché alcune sovraesposizioni non sono... male anche fatte dal vero, no? Ad esempio Gerardo, hai notato quanti bianchi sono rimasti, opla, scusate, sono rimasti nella tua, ecco, rispetto ad esempio alla post produzione di Nadia o anche di Adriana, come avete visto prima, ecco cosa può la post produzione, ma cosa può anche un fotografo che sceglie di andare a sfidare il sole, perché poi questo è, ottiene tutti questi bianchi non facili. Gerardo molto bravo. E comunque è interessante composizione, magari lavorandola un po' meglio si può andare a utilizzare degli ISO o dei diaframmi che ci danno magari più scuro qua e quindi diventa più forte sia la tua mano che il bicchiere, però va benissimo Gerardo, ottimo esempio. Alessandra è rimasta più sull'artistico, cioè tecnicamente l'ha aiutata a tenere ben evidente il vino, quindi Alessandra molto bene. Antonella. Antonella, scusate. Ma io poi convinta Alessandra, esatto, stavo non fa niente. No, perché Alessandra è una vostra compagnuccia di viaggio, ma del corso precedente. Immagino, fai confusione. Però è importante, come anche per tutti voi che state cominciando a lasciare un po', diciamo, i dogmi della tecnica, se la tecnica fa sì che voi vogliate quello che ha ottenuto Antonella, sperimentate. Non vi preoccupate, qui ad esempio passo un attimo a Gerard anticipando questo tipo di concetto. Ok, qui c'è un bilanciamento del bianco, che era l'esercizio di questa settimana, molto azzurrato, però chi adesso boccerebbe Gerard e gli direbbe no, senti, allora, questa foto non è bella? Nessuno. Ragazzi, Gerard, sei stato molto bravo. Nessuno. A creare tutto questo tipo di sguardo
divertito, no, su questo soggetto. Guardate che bellissimi riflessi bianchi. E rispetto anche Inge, che ha fatto questo bello scatto pulito, Inge piacevole. E attenzione, vediamo una cosa come anche per Lella. Qui c'è una torcia che li va a aiutare a rafforzare un po'. È bravissimo averlo scritto, va a rafforzare il soggetto, no? Quello che Antonella ha ottenuto con il controluce e idem per Gerard. Qui c'è lo stesso concetto, ma con un elemento ovviamente tecnologico. E ovviamente il fascio di luce è più debole rispetto al sole. Comunque più debole una torcia rispetto al sole, dipende da dove la mettiamo. Qui Gerardo ha ottenuto, qui ad esempio Inge, un piccolo consiglio, si vede il fascio che arriva, no? Sul tuo bicchiere, quindi anche interessante a livello artistico. Mi confermi che l'avevi messa sulla sinistra? Sì. Fascio di luce, sì, sulla sinistra. I fotografi, ve lo assicuro, notano questi particolari. Cioè, che devo fare attenzione? No, lasciali. Quando notate ad esempio questo riflesso utilizzando una torcia, lasciatelo, perché comunque è un po' marchio di fabbrica per chi adora questo tipo di effetti, per far capire da dove arrivasse il fascio di luce. Perché ad esempio qui Inge, se non ci diceva che avesse utilizzato la torcia, ammettiamolo, abbiamo due punti bianchi, diciamo, ok, ma da dove arriva la torcia, visto che ci ha segnalato che c'è la torcia, si salva grazie a questo. Eccolo qua. Quindi no, lasciate, se piace a voi, tenetelo. È diciamo, anche qui, un virtuosismo. Lasciali lì, Inge, va benissimo. È stato brava ad aver coperto tra tutta questa zona con lo scuro, no? Cioè aver scelto una posizione del bicchiere e della torcia che poi rende dello scuro. Questo dico ad Adriano. Studi i tuoi compagni, Adriano, che sono molto bravi. Qui abbiamo Lella, che invece con la torcia forse un po' troppo lontano, Lella ha ottenuto una bella ombra, però c'è poco, cioè questi effettoni vengono con la torcia, ok? Con una fonte vicina. La prossima volta divertiti ad andare magari leggermente più nella zona del soggetto stesso. Tipi di illuminazione differenti, belli tutti, e complimenti comunque a... Ah, tra l'altro un'altra cosa, Antonella, uno spunto che mi hai dato, i riflessi. Spero che vi siate divertiti a notare che cosa avete intrappolato. Io ho fatto un po' dei dettagli di alcune opere, Nadia ad esempio, poi mi ricordo anche di Lella, Mariella. Poi adesso vinco un premio, se ricordo anche questa, mi sembra Antonella. No. Questa non è mia. No, Inge, esatto. Eccoci qua, Inge, sì. Gerard e Antonella. Antonella si è arrivata quasi a un livello grafico, che però è stupendo. Cioè, io ve li lascio lì, osservate cosa tra l'altro può scaturire. Ma guarda che è stato proprio un caso, Nel senso che ero in esterna, no? Quando ho fatto il controluce, quello lì più o meno, poco prima, non so, e ho lasciato praticamente il foglio davanti al bicchiere e ho notato che mi veniva una cosa del genere, un'immagine del genere. Allora ho fatto diverse foto e le ho mandate perché proprio mi sembravano, cioè il bicchiere nel bicchiere, capito? Cioè, è una cosa strana, insomma, mi è capitato proprio per caso, non è voluta, però facciamo finta. Niente, volevo mostrarvela, ecco, dato la mia scoperta. No, tanto dovevi recuperare un pochino anche come estro creativo, espressività, sei una di quelle che vuole maggiormente sperimentare, benissimo. E quindi facci un attimino da Virgilio, con tutto rispetto Virgilio, da Cicerone, facciamo così non ci confondiamo. Se noi fossimo tutti sul tuo balcone in questo momento, sì. Quindi tu avresti davanti a noi... Davanti al bicchiere il foglio bianco, no? Per il white balance, no? L'ho utilizzato. Sì. Praticamente io non l'ho tolto. Cioè, anziché toglierlo, ho fatto la foto con il foglio davanti. Hai capito? Fichissimo. Sai perché? Ci aiuta anche a capire... Il punto massimo, cercate di notare questa cosa, ottimo esperimento, Antonella, cercate di notare anche questo tipo di
luminosità. Tra l'altro io ti giuro, ho detto, ma come ha fatto Antonella? Giuro. Ma guarda, non lo so nemmeno io, nel senso che è venuto in quel momento e siccome notavo questa, appunto, questa forma del bicchiere, cioè che mi faceva il riflesso proprio a forma di bicchiere, più volte è capitato, io ne ho mandato qualcuno di scatto così e allora niente, ho detto no vabbè, volevo mostrarvelo, ecco, mi sembrava un po' particolare, poi non so. Ho fatto una radiografia della luce, se voi notate, esatto, questo luce massimo, esatto. In realtà ecco che poi tecnicamente, senza andare in post-produzione, oddio, non è proprio questo, però comunque diciamo, la zona luminosa è questa, quella del bicchiere, no? La parte sottostante. E comunque vedete come si muove la luce. Quindi hai fatto una radiografia. Perché vedi anche poi che scende sotto, no? Che scende una parte, che c'è una parte che scende, sempre il riflesso, no? Quello lì. Sì, sì, esatto, quello. La rifrazione della luce, cioè la luce arriva lì, poi pian piano, noi non lo possiamo vedere a occhio nudo, però grazie a te Antonella, il tecnico della radiografia. Lo vediamo, fantastico tra l'altro, può essere un esperimento futuro per tutti, anche per me. E poi vedi come prende, su quello sull'altro, su quello a fianco, prende una forma diversa, no? Sì. Capisci? Sì. Qua c'è il bicchiere che sembra più allungato e la forma del bicchiere riflesso è così a cono, no? Diciamo, sotto. Sì. L'altro invece prende un pochino più, è più arrotondato, ecco. Sì, dipende anche. Almeno il lato sinistro. Sì, ma è interessantissimo, sono sempre spunti interessanti che tra l'altro, come vedete, è quello più originale, no? Tutti gli altri riflessi, anche dai vari punti di vista, le varie altezze, c'è cioè chi ha ottenuto un arcobaleno, chi ha ottenuto una serie di strisce luminose, bellissime, chi, come in questo caso Inge, un riflesso vicino, chi, come abbiamo visto prima Gerardo, eccezionali, quindi teniamocelo buono anche... Mariella, sì, magari non c'entra nulla col white balance, nel senso che voglio dire, mi ha attirato molto questo effetto che si è creato e quindi l'ho fotografato. Comunque il sole era proprio forte. Sì, perché probabilmente era anche, sì, sarà state 4:30, forse un po' prima di questa l'ho fatta. Questa era proprio tardi, 5:30, magari questa, le altre sarà stato un'ora prima. In questa fascia dell'anno, scusate se vi parlo sopra, ma a volte ritorno un po' ritardato. In questa fascia dell'anno, da qui sino ai inizi di maggio, avrete una luce favolosa. Dopo diventa un po' più chiara, quella estiva, ma in questo periodo vi farò fare molte cose d'esterna perché sono luci veramente, come vedete anche voi, no? Antonella ha ottenuto questo, grazie anche a questo tipo di luce. Ora andiamo un attimo ad Antonio che sta vivendo un'esperienza secondo me transitoria tra il fare e il pensare, però ci invia questo divertente scatto che comunque, attenzione, prevede un vetro, dell'acqua rarefatta, tra l'altro ovviamente a livello di occhio umano potrebbe essere pulitissima, però un filtro, un sensore lo vedrà sempre un po' rarefatto l'elemento acqua. Una cosa che consiglio ad Antonio, spassosa idea di base, buona posizione del fotografo e messa a fuoco, nonostante il pesciolino che si muove, che può creare un po' di rognette, ecco, qui fare un po' di white balance, non andare sul bianco e nero, ma fare un po', se fai il bianco e nero, andare proprio a esagerare nei bianchi e neri, cioè meno grigini, così realizzi praticamente come se fosse un pesciolino in mezzo a una distesa di forme, dove non si capisce più se sta volando in mezzo a un quadro di Miró, però lì divertiti. Sono d'accordo. Post-produzione. Comunque è stato un così, uno scatto così. Ma attenzione che non è facilissimo. Tra l'altro Filippo ringrazierà. La vasca non è perfettamente trasparente, è proprio opaca, per cui... rende l'effetto dell'acqua come se fosse quasi torbida. Perfetto, tra l'altro per te è un buon esercizio perché comunque mette a fuoco, quindi cioè, vedete che è leggermente sfumato il contorno, sì. Perché appunto c'è un'aria, un'aria, in questo caso l'acqua, come meno male ci ha testimoniato Antonio, che essendo opaca trattiene un po' di... recipiente. E quindi
Una cosa che ti proporrei in un futuro a questo buon amico Filippo, un po' più di caldo, cioè un white balance che tendi un po' più al caldo, quindi un filtro azzurrato per chi giustamente non avesse ancora pieno tipo di confidenza con i white balance. Però, scusate, il mio sensore che fa un po' di capricci, però bravo. Innanzitutto per il coraggio del soggetto, perché non è facilissimo un pesciolino che si muove, un soggetto che poi diventa astratto. Più che bianco, più che questa tonalità, divertiti Antonio, se ti piace riprendere l'argomento, magari il vino bianco lo puoi lasciare anche lì, però divertiti a far diventare proprio neri il pesciolino che si vede ancora, oppure orca, oppure più giallato, giusto per la vedetezza. Per bypassare questo tipo di cromatologia opaca, satura, determinata non da te, ma dall'elemento acqua trattenuta da un vetro opaco. E se avessi messo il bicchiere davanti e il pesciolino, sì, al suo posto, non sarebbe stato più lucido il bicchiere e una forma più artistica magari. Sì, più definito. Il bicchiere è vero, Antonio, anche tu non lo sai. Il bicchiere l'abbiamo immerso nell'acqua, il bicchiere è immerso nell'acqua, chiaramente. E per cui forse poteva essere un'altra chance quella di metterlo davanti. Sì, anche Ingrid ha dato una buonissima idea. Attenzione al pesciolino, fai la messa a fuoco sul bicchiere. Se il pesciolino si muove e ti crea un po' di rognette, punta alla messa a fuoco sul soggetto principale, il bicchiere. Poi, tra l'altro, una cosa che tu potresti provare è avere questo bicchiere pieno di acqua fino a un certo punto e prova a vedere la differenza tra questo tipo di gamma, proprio a livello digitale, e l'acqua pura che vedresti nel vetro ovviamente trasparente. No? Fa la differenza tra questo tipo di pannello opaco e il vetro vero. Ok. E messa a fuoco sul bicchiere. Quindi, come vedete, anche Antonio, grazie a te, ha interpretato, va benissimo. Cioè, io non bocciamo nessuno, anzi, divertiamoci anche un po'. Basta che intuiate che cosa c'è dietro a tutto questo. Ad esempio, Claudia ci ha regalato degli scatti anche questa volta, Claudia, ma ti prego, partecipa anche tu a qualche concorso, perché guardate quest'opera, porca di una miseria. È quella classica fotografica che si vede negli studi fotografici. È grafica, è lì per diventare grafica, ma lei è bravissima a fermarsi un passo prima, con un'ottima illuminazione, ci regala questo tipo di soggetto iperdefinito, bellissimo anche il set. Ho usato la luce riflessa dietro, però non dietro il bicchiere, non ci sono riuscita perché questo non avevo uno spazio sufficiente, non mi ero organizzata come l'altra volta e quindi era un po' laterale il riflesso, però sono riuscita poi a vedere la luce dentro il bicchiere, diciamo. Ok, io mi fermo un attimo per chiedere ai tuoi compagni. Tu non svelare niente, non vi scrivete su WhatsApp di nascosto. Allora, secondo voi, quale di questi due scatti è stato realizzato con la luce al naturale? Voi vi direte, dai, facilissimo. In mezzo. A o B? Secondo voi? B. Secondo, B. A. Secondo me A. Però allora, chi ha risposto B, quello in mezzo. Esatto, chi ha risposto B non si preoccupi. Il naturale, ce lo confermi Claudia? Qual è quello naturale? Rischio anche il posto. La luce naturale qual è in questi due casi? No, in realtà nessuna delle due. Quella naturale è quella con lo sfondo azzurro. Qua ho usato la luce del cellulare, la torcia del cellulare, e mi ha dato questo triangolo. Oh, bravo. Perché non avevo il sole in casa, io sono esposta a nord e quindi a quell'ora non c'era il sole. Quello lì è
la torcia del cellulare dal basso, che non ha colpito, che ha colpito il bicchiere forse di striscio, si vede una lucina sul lato destro, in quella in mezzo. E quella naturale dovrebbe essere quella con lo sfondo azzurro e anche, sì, di quelle che ti ho mandato, o quella con lo sfondo azzurro? Ottimo, allora una cosa, vedi, ci siamo cascati, attenzione, io adesso non vorrei pararmi le spalle, però avevo messo... No, credo, però io ricordo di aver proiettato lì il cellulare, ma non sono quasi sicura, sì, perché non ho fatto diverso. Questo tipo di taglio di luce, e attenzione, quello che mi ha subito fatto un po' pensare, ma è luce naturale sì o no? No, c'è questo tipo di riflesso in ambi, cioè sia nella zona destra che sinistra, solitamente... È un po' difficile che ci siano queste cariche di tocchi di luce, no? Quindi ho detto, potenzialmente ho utilizzato una torcia molto lontana, graficamente, come ha detto Claudia stessa, ecco qua, che c'è un'ombra che magari, incontrando il vetro, crea queste forme. Ecco, affidatevi anche a quello che succede dietro nei riflessi, no? Se sono naturali, come succede sulle nostre tavole ogni giorno, è una cosa. Questo squadrato... Anche mi ha fatto pensare un po' al virgolettato, naturale se no, però vedete quanti, anch'io a primo impatto ci siamo cascati, però qui è stata brava Claudia con un ISO ottimale, un bianco naturale, a far diventare questo scatto quasi dato per certo che fosse su luce, con luce naturale. Poi, che giustamente lei utilizzi, come hanno fatto anche Gerard, Inge e Lella, una torcetta... L'avevo consigliato l'altro ad Anna Maria per tirare un po' su il vino bianco, che rispetto a quello rosso sarebbe stato un po' più carognetta. Guardate poi lei cosa ottiene, quindi bravissima Claudia con questa cosa. Tra l'altro forse mi ha aiutato il vassoio a specchio, diciamo, che faceva rimbalzare in qualche modo. Perché vedi, ha fatto quell'ombra al di sopra del vassoio, quell'ombra un po' netta è quella proprio della data dall'illuminazione, perché c'era lì un po' di spazio, era un vassoietto che sì, che faceva un po' rimbalzare. Sì, sembra sì. L'angolo del vassoio, sì. Sì. Sembra un libro aperto illuminato, bello. Guarda una cosa, tu la torcia qui esattamente dove l'hai messa, mentre qui vediamo il fascio di luce da destra, qui anche qui da destra. Ho messo il cellulare a sinistra, in basso un po' a sinistra, al di sotto del vassoio, ecco. Urca, interessantissimo Claudio, molto, molto bene. E tra l'altro ti porti a casa, vedete, c'è anche questa, ok, è la stessa persona che sta fotografando, stessa metodologia di lavoro, però c'è un vino quasi compatto, quasi grafico, quasi al limite. Qui abbiamo un vino più naturale, grazie anche da dove parte la luce. Rispetto anche a quello rosso di Claudia, vedete che comunque lei è riuscita a darci anche delle sfumature, qui persino gli effetti di punti di luce. Questo è bellissimo Claudia, c'è sempre lì, ripeto, un po' la situazione del grafico, questo è stupendo, cioè adesso ragazzi, bravissima tra l'altro a sfruttare l'azzurro per il nostro amico vino chiaro, che poteva diventare verdognolo. Infatti io ti volevo chiedere quello, cioè ti ho chiesto dello sfondo bianco perché la parte sotto è un po' diventata verde, quindi però è corretto secondo te il white balance? Allora, come, il white balance come sì, l'hai fatto? Esatto, il white balance sì, perché ad esempio è più corretto questo white balance dove il vino bianco ci regala ancora queste striature, poi comunque tutti noi possiamo arrivare a vedere che è una bevanda chiara. Quindi tu white balance hai fatto bene, attenzione ai bianchi, belli puliti, quindi sì, e anche a questo soggetto che tende al bianco. Quindi se non sei sicura, cercate, lo dico a tutti, se non siete sicuri, cercate nelle zone più bianche il bianco stesso. Vedete un po' se, per esempio, lo saprai solo tu, non ce lo dire, se era proprio bianco bianco questo soggetto, no. Era rosa, ora giallino. È giallo e bianco... avorio, diciamo, bianco crema, non è bianco bianco, è una ceramica smaltata con uno sfondo bianco avorio e dei cerchi gialli. Perfetto, e rispetto a Nadia, guardate le sue conchiglie, quindi comincio a introdurre anche Nadia,
guardate le differenze di questi bianchi di Nadia, lei ha fatto sì un white balance buono, poi anche se l'ha un po' post prodotto, non ci interessa, sono bianchi sparati. Claudia, affidatevi sempre se il soggetto è questo e ci sono delle sfumature gialle, è più naturale questo tipo di white balance che non questo che diventa un rosino, anche se è bellissima. Cioè, quella l'ho fatta col cellulare che ha un'altra regolazione che non puoi, cioè non è manuale, ecco, devi affidarti a uno dei disegnini, insomma, sì, come dicevate prima. Vedi, questa è una cosa tanto interessante per chi lavora col cellulare. Questo cellulare ti dice questo, che qui non, oltre non puoi andare e ti fa perdere i bianchi, l'occhio umano invece arriva, no? La luce naturale arriva a questo. Poi vedrete che pian piano sono sempre gli aspetti più evidenti. Mi aggancio un attimo a Nadia. Nadia, tu qui hai utilizzato la post-produzione per queste opere, mi sembra di sì, vero? Solo per quello blu. Ah già, ok, ecco. Tratto anche l'altro praticamente io nel cellulare ho nel Pro ho il white balance che posso regolare. Perfetto, tra l'altro questo è un discorso che riprenderemo perché sono dei bianchi alti alti, ma determinati anche Claudio dal suo tipo di sensore. Nella post-produzione, tra l'altro i chiari, eccoli qua, questi bianchi sparati poi diventano i chiari e non ce n'è, lì dovete un attimo avere un po' di pazienza rispetto anche a che cosa avete in mano. Proviamo ad andare un attimo, visto che come al solito il tempo, a proposito proprio di Nadia, vediamo un attimino se... allora, Virgilio fatto, ok, giusto per calcolare un po' i tempi. Nadia, ad esempio, sì. A Nadia sono venute due volte due white balance azzurrati, e questo lo dico anche ad Adriana. Attenzione, non è male quest'opera, no? Cioè, anche come è successo per Adriana o per Nadia stessa la volta scorsa, o per Gerarda, avete visto prima il suo scatto, se l'azzurro c'è, amen, l'espressività rimane da sé, il white balance di questo tipo rende sicuramente divertente, no? La composizione, tra l'altro, Nadia, tanto di cappello, perché spero che tu non abbia messo tutte le conchiglie una per una. No, le ho buttate, le ho praticamente buttate sopra il tavolo. Bravissima, no. Ci teniamo alla vostra salute umano, psichico. No, le ho proprio buttate così e poi le ho sparpagliate un po'. Bella, però ottima composizione, tra l'altro divertitevi anche in questi esercizi. E questi punti luce sono accattivantissimi. Una cosa per Claudia, lei ad esempio, Nadia, sfrutta un po' di riflesso dalla parete bianca, ecco quello che tu dicevi. Sì, ok, il mio bianco è lontano dal mio soggetto. Vado un attimo subito indietro così vi faccio capire di che cosa stava parlando, giustamente. Poi vado a Mariella perché la volta scorsa l'ho saltata. Per Gerardo qualcosa ho già detto, quindi dopo un attimo ci torno. Claudia, ecco qua, no? Le ho detto, io il chiaro l'ho proiettato retrostante rispetto al soggetto vino bianco, non mi è venuto, ok, va bene. Avresti ottenuto, Claudia, no problem, se non viene per questioni ambientali, avresti ottenuto quello che è riuscito a ottenere un po', appunto, Nadia in questo caso. Un leggero giallino. Luce naturale è quella. Luce naturale, vero? Questa, sì, era il sole, quelle sono le mie tende. È il riflesso della tenda. Tra l'altro, guardate i bianchi, ad esempio, del muro, delle conchiglie, no, il bianco. Guarda, ti svelo un'altra cosa, non è muro, ma è una sedia e quello sotto è un cuscino fucsia ed è una sedia bianca. Però il panno quello che se tu guardi il bicchiere vedi che non è perfettamente dritto perché è un cuscino, è una sedia, per cui non riuscivo a farlo stare dritto. Ma va benissimo se ci spieghi questa cosa, infatti mi hai chiesto ma perché è un po' stortina, non capisco, è lo proprio perché sennò si rovesciava, cioè non ce la facevo. Ok, va benissimo, no problem, ottimo. Tra l'altro ne parleremo, Nadia, la prossima volta, visto che siamo già alle 18 e un quarto. E poi ti volevo dire un'altra cosa, che sia quello in sovraesposizione il vino rosso di tutte e due, e l'altra la sottoesposizione, cioè io praticamente non le faccio in post-produzione, le faccio al momento. Fischi! Con l'ISO, cioè io mi diverto proprio a
non so come dire, a stravolgere la realtà sul momento. Allora Nadia, ti invitiamo cortesemente alla lezione del 12 aprile a parlarci un po' di questa tua esperienza. Va bene, cioè, però io le faccio così, ecco, mi vengono così perché mi piace, cioè, mi piace proprio dare alla fotografia un, cioè, non lo so, come disegnare, no? Dare una tua essenza. Quello che prima cercavamo di incentivare in Virgilio, che comunque sperimenta, o anche chi è molto tecnica, ad esempio Elia, lasciamoci andare e ti invito apertamente, Nadia, preparati quattro chiacchiere, come è successo anche per Inge, per Mariella, per Claudia, mi raccomando. Non sono molto tecnica, cioè nel senso mi vado più sulla creatività e sull'istinto del momento, cioè su quello che ti piace. Basta che ci fai presente, sempre l'ISO, poi il diaframma va un po' da sé, l'ISO. Esatto, e la velocità. Soprattutto per te che lavori come in Adriana con la sovraesposizione e la sottoesposizione, però diventa anche interessante ascoltarti quando lo fai manualmente. Ovvio, quindi va bene. Hai tutte le vacanze di Pasqua per un discorso. Okay. Tornando un attimo a Mariella che la volta scorsa ho saltato, allora guardate questo bianco naturale. Poi mi prendo 2 minuti a Sam, ti giuro, poi 2 minuti basta, 18:20 canonica, chiudo. Attenzione a questo bianco puro meraviglioso, ecco, questa è la gradazione del vino più naturale rispetto ovviamente ai vini che si hanno, attenzione, però cercate di notare una cosa, quello che ho ottenuto Mariella, questo vino così candido, netto, preciso, non è illuminato come in esterna, no? Qui abbiamo l'aiuto del sole ovviamente che ci scalda il vino rosso, bellissimo questo Mariella, qui grazie alla fotografa, mi raccomando, che ha scelto un ISO opportuno, arriviamo a un vino bianco, che non è quello, attenzione, verdeggiante, come giustamente anche Antonella e Nadia e Claudia, scusate, Antonella e Claudia hanno detto, oh, attenzione, diventava un po' verdognolo, dipende dagli orari e dagli ISO. E Mariella, vi assicuro, studiatela quando poi dice che in post-produzione va a dare un po' di giallo, un po' di filtro, se non lo trova opportuno questo tipo di scatto. Questo è meraviglioso. Ma qui qualche infimo potrebbe dire in un concorso, ah ma con la luce naturale siamo bravi tutti. Bella, in esterna, perché una luce bella tosta. Ma qui c'è il fotografo, Mariella fa il gesto dell'ombrello, dovesse capitarti, che arriva a questi bianchi, tende leggermente all'azzurro, però andiamo proprio a fare i beghini, quindi bravissima Mariella, questo è uno studio molto bello. Grazie. Qui, stesso discorso per Lella che con la luce esterna se la mangia, tra l'altro qui ci sarebbe un esercizietto da fare subito, secondo voi qual è lo scatto realizzato alle ore 13 tra questi tre? Provate a non leggere. Provate a non leggere. Quello in mezzo. Quello a sinistra. Primo a destra. Ecco. Malella. Quello delle 16. Se questo è giusto, della 1, le ore 16. A sinistra. A sinistra. Vedete subito, bravissima, vedete subito la luce che muta. Questo non è determinato da voi. Ok, magari Lella un white balance, ne parliamo la prossima volta, un pochino più azzurrato, però se poi diventa come quello delle ore 15, lasciamo stare, va benissimo questo caldo, cioè, ad esempio, per quanto mi riguarda, questo è corretto come white balance, questo no, ma chi se ne importa se poi otteniamo questo bianco piacevole, tra l'altro siamo anche in esterna, non è il bianco che avevi ottenuto la volta scorsa, però chi se ne importa. Ok, quindi lasciamo sempre un po' di spazio a interpretazione. Inge, vado a concludere velocemente, poi ne parliamo comunque di queste cose, quindi le riprendo. Il bianco di Inge va fino a oltre la composizione, la parte del bicchiere più divertente di questo scatto è la vivacità. Lo vediamo subito, no? I bianchi in questo caso sono quasi a un piano solo, quasi, ovviamente parlo di fotografia, e qui invece abbiamo tanti dettagli che vibrano. Questo è l'effetto torcia, visto anche qui in radiografia. E questo, esatto. E questo invece è un esempio
tra l'altro anche brava Inghia a utilizzare, a sfruttare un po' le ombre dietro, è leggermente sfocata, ma perché probabilmente ha avuto un po' di rimbalzi dalla luce retrostante. Poi ci spiegherai bene la volta prossima, questa foto la vado a riprendere, come mai c'è questo bianco netto, da dove arrivasse esattamente la luce, dall'alto all'alto sinistra, vedo qua dei chiari, ne parliamo la prossima volta, suspense tra 7 giorni, vediamo un pochino se hanno lasciato qualcuno indietro. Gerard, quello che abbiamo detto prima, valutate solo nelle slide il suo bianco, però questo Gerard, chapeau, chi se ne importa se è tendente all'azzurro, vi assicuro non sono permissiva a minchia, è che se avete un esempio artistico davanti e vi è venuto bene, pace e amore per tutto quello che concerne tra l'altro la post-produzione. Fate come stanno facendo Inge, Mariella, Lella e Nadia, una post-produzione calibrata che non spari troppo, questo effetto flu che ha utilizzato Mariella diventa vellutato, qui c'è un tocco probabilmente di luce in più, qui c'è un gemellaggio della forma, qui c'è Inge che ce lo fa diventare grigio, idem per Lella, cioè cercate sempre di rimanere fotografi manuali e sapere utilizzare la post-produzione in maniera adeguata, visto che deve andare velocissima l'esercizio della Pasquetta. Tra l'altro vi consiglio durante le vacanze, vabbè sono appena 7 giorni, però uno sguardino a Charles Ibbett, fu un divertentissimo guazzabuglione pazzo che andava, lo riconoscerete sicuramente come fotografo, sulle costruzioni, no? Sui palcheggi, sui impalchi, scusate la parola adesso arrivando in express in stazione non mi viene, però fu un acrobata fotografo divertentissimo, tra l'altro leggere qualche sua dichiarazione, spero che su internet ce ne siano, se no vi consiglierò alcuni libri dove si fa anche intervistare costui e fa schiattare da ridere, fu un ottimo pioniere dell'azzardo. Ora, il primo esercizio che avete inviato nella vostra storia, io sono andata a recuperarli, provate in questa settimana, piuttosto che cliccare a riprendere in mano il vostro primo soggetto pargoloso fotografico che avete messo per questo corso, e provate a scriverci qualcosa. Cioè, quindi click, lasciamolo un attimo da parte, vediamo adesso che cosa sapete riconoscere. Ad esempio, Gerard mi ricordo aveva queste due forme che andavano un po' a Torre di Pisa, e poi arriva, lo vogliamo ribadire? Ribadiamolo, a questo tipo di gioco, creazione dell'immagine, ok? Non è malaccio. Gerard, vantatene pure. Grazie. No, ma a parte che a volte, ve lo assicuro, sono solo lì gli spunti, bisogna solo incanalarli, ci vuole un po' di tempo, però pam, poi arrivano. Questi sono quelli che ho trovato, tutti i vostri primi di qualsiasi lezione. Provate a scrivere qualche cosina, fosse anche un 10 righe, provate a riprenderlo in mano, se ce l'avete ancora nell'archivio, a modificarlo in post-produzione. Provate a rivedere i primissimi scatti, a volte vi aiutano anche per Virgilio, ad esempio mi ricordo che c'era lo sfondo che gli dava un po' fastidio, poi con la prospettiva Virgilio è venuto fuori alla grande e ciao su, Lella. Non ho preso quella testa di cavallo che tanto odiavi, però raccontaci di questo controluce. Idem Inge, uno dei tanti tuoi chiaroscuri molto belli. Cornelia, so che non può seguire in questo momento, ottimo Claudia, la distanza. Cercate anche di giocare a questo tipo di ruolo. Ricordatevi, cercate di ricordarvi che tipo di ISO avete utilizzato, se non ve lo ricordate, come può capitare, cercate di memorizzare bene in che momento della giornata avete realizzato questi scatti. Questo è importantissimo per la vostra mente, così che non possiate più fermarvi a essere prigionieri dell'ISO e della macchina. Vedrete che con occhio poi riuscirete ad arrivare a calibrare la luce senza neanche più soffermarvi su che ISO avete utilizzato. Infine, anche qui Antonio, perché vi siete messi in questa posizione, che cosa vi ha attirato di questa immagine, fare un po' i critici fotografici per prendere consapevolezza dei vostri talenti, di quello che è intanto successo da settembre, ottobre, novembre, dicembre rispetto a quando siete entrati nel corso ad oggi. Grazie, auguri, vi devo salutare. Scusami,
Fabiana, ma quindi dobbiamo descrivere la foto che tu ci hai proposto o altre anche? No, i vostri primi scatti. Se ad esempio Antonella, tu dici no, ma questo non mi piace. Anche se posso prenderne un altro? Ok. Quindi anche più di uno, insomma. No, uno basta. Ah, uno solo, ok. Sì. Va bene. Se non è nella lista, lo mettete su WhatsApp. O questo che ci hai proposto tu o un altro, insomma, che scegliamo noi, ok? Dei primissimi scatti, proprio la prima lezione con la quale siete entrati in questo mondo magico, dove io e Zama adesso vi dichiariamo tante buone vacanze serene a tutti, però mi raccomando, divertitevi in questo periodo, ok? Clicks, però... Ok, ciao. Allora ci vediamo tra 15 giorni. Buona festa. Buona Pasqua a tutti, grazie. Ciao. Ci vediamo lunedì 12 aprile. Ok. Grazie. Buone vacanze. Ciao. Buona serata.